Con noi l'attore Vincenzo Paolicelli, un attore materano, quindi un lucano doc. Questa sera abbiamo ascoltato questa storia avvincente, una storia davvero bella che ci riguarda, la festa di San Biagio prima, ma soprattutto abbiamo ascoltato la storia della statua, anzi delle statue, perché sono più di una. Allora, intanto benvenuto a Maratea, Vincenzo. Grazie. La prima volta qui a Maratea? Sì, io sono di Matera, però non sono mai stato a Maratea. Questa è la prima volta per me e quindi sono doppiamente contento perché ho scoperto una città bellissima che conoscevo soltanto in foto o comunque attraverso le immagini della televisione, però dal vivo è davvero uno spettacolo, è una meraviglia a cielo aperto. Oggi ho avuto l'occasione di fare un giro anche con Luca Luongo, che è Certo, il ragazzo che come mi ha ospitato, e ho visto alcune cose bellissime, tra cui il Cristo Redentore, la cappella, la statua di San Biagio, e insomma avete davvero un tesoro meraviglioso, quindi sono molto molto contento di essere qui. È vero, ma diciamo Maratea fa cuginanza un po' con Matera, quindi ma poi la Basilicata è bella tutta, anzi la Lucania, io mi piace chiamarla così. Dunque parliamo di questa storia, di questa statua, soprattutto della nostra statua di San Biagio. Ecco, racconta un pochettino ai nostri amici che ci ascoltano oggi, diciamo, questa storia, ripeto, della statua, che non è stata sempre d'argento, vero? Sì, la statua di San Biagio ne ha vissute di peripezie. All'inizio era una statua, è andata naufragata, si è persa in mare Sì. e ci sono voluti appunto 8 giorni per riportarla su. E nel naufragio la statua ha perso alcuni pezzi, tra cui appunto la testa, per esempio, e ci è voluto appunto tutto l'impegno e la generosità della popolazione di Maratea per ricostruire la statua e la testa della statua, che prima era fatta con pezzi di legno e di stagno, e poi, diciamo, grazie all'impegno appunto della cittadinanza di Maratea e delle sue offerte, sono riusciti appunto a ricostruire la statua d'argento, la testa d'argento, e appunto a riportare la statua alla sua bellezza originaria. Statua che appunto si può visitare, si può vedere nella cappella Bello. davanti al Cristo Redentore, e che davvero dal vivo mette un po', diciamo, in soggezione, perché ha un fascino eterno, un Vero, fascino storico. E se si è pensa a tutte le peripezie che ha affrontato, ci si rimane, diciamo, ancora di più sbalorditi dalla bellezza di com'è. E certo. sicuramente c'è, io credo, una mano divina a proteggere questa statua, Come a no? proteggere la città. E quindi San Biagio davvero credo che abbia una mano che vi protegge, vi abbraccia tutti e insomma vi tiene così, così uniti anche nella fede a lui. Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, che periodo parliamo? Ecco, quando la statua era di legno, che tempo era? Allora, era il 1800, ora non ricordo benissimo l'anno, delle date se ne occupa Luca, è lui lo storico per È vero, è eccellenza, vero, è vero, è vero. quindi, però dovrebbe essere intorno appunto fine 1700, inizio 1800, non vorrei sbagliarmi, poi se sarà così Luca mi correggerà. Assolutamente sì. Ma senti, un'altra cosa, per concludere questa intervista ti chiedo, diciamo, la tua carriera artistica. Sei un attore, abbiamo detto, stai preparando qualche cosa in questo periodo?
Sì, allora io sono un attore che vivo a Roma, ho studiato a Roma e praticamente sto a Roma da 10 anni e oltre al mio mestiere di attore teatrale, prevalentemente teatrale, insegno anche teatro ai ragazzi, ai bambini. E in questo periodo sto preparando degli spettacoli che poi debutteranno a settembre. E spettacoli sia di teatro famiglia e sia spettacoli un po' più seri, un po' più drammatici. Sono stato fino al mese scorso in tournée in tutta Italia con uno spettacolo che si chiamava Abitare la battaglia e le conseguenze del Macbeth di Shakespeare. È uno spettacolo molto forte, tutto fisico, molto, molto corporeo. E adesso, tra pochi giorni, andrò in scena con Il Mago di Oz, Bello. sempre a Roma, esatto. E poi ci sono altri progetti per l'anno prossimo, però insomma, anche per scaramanzia, meglio Benissimo, non svelare nulla. assolutamente. E allora noi ti ringraziamo per questo magnifico contributo. Grazie Grazie a voi. ancora e soprattutto, ripeto, benvenuto a Maratea. Grazie, tornerò sicuramente. E noi ti aspettiamo. Ciao. Grazie.